Gentili telespettatrici e telespettatori di Video 33, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra rassegna stampa. Oggi è domenica 14 giugno, ancora tempo instabile sulla nostra provincia con possibilità di alcuni piovaschi nelle ore pomeridiane. Andremo poi a vedere nel dettaglio le previsioni meteo nella seconda parte della nostra rassegna stampa che va in onda grazie alla collaborazione con Massimo Moro che oggi è in regia. Andiamo a vedere ora le aperture dei quotidiani che troviamo in edicola. Iniziamo dall'Alto Adige che apre con la cronaca nera, investito e ucciso sulla statale, passeggiava col cane a Fortezza, muore a 42 anni. Andiamo al Corriere dell'Alto Adige. Lorenz, più sinergie LUB-EURAC, parla il rettore che delinea le strategie per il futuro, dobbiamo evitare i doppioni. Andiamo ora alla cronaca in lingua tedesca, come ogni domenica troviamo in edicola la Z, in apertura un'intervista alla vedova di Alexander Mayer, il vigile del fuoco di Campodazzo che nell'agosto 2014 ha perso la vita sotto una frana. Alex, ci manca tanto. Passiamo alla cronaca internazionale con la Bild am Sonntag, l'apertura è dedicata alle nozze pop del principe di Svezia, all'interno le foto dei festeggiamenti dei reali di Stoccolma. E poi nel taglio alto troviamo una notizia di cronaca con un incidente in un circo, un elefante ha schiacciato il suo addestratore. Passiamo alla cronaca nazionale ed internazionale con il Corriere della Sera. Renzi, battaglia forte in Europa. Il Premier e l'emergenza migranti, tendopoli a Roma, a Milano e occupati i negozi vuoti. Una lunga intervista oggi, un piano B se l'Unione Europea non sarà solidale. Sul governo per l'Italia è un buon momento, dureremo fino al 2018. Nella fotonotizia, cronaca internazionale, Hillary contro i privilegi per pochi per le presidenziali 2016, il discorso dell'ex First Lady e poi ancora la cronaca internazionale, messaggio degli Stati Uniti alla Russia, un piano per schierare carri armati e 5.000 soldati. Andiamo a vedere velocemente gli interni con l'intervista al Premier, noi in Senato più forti, avanti fino al 2018, ma il Partito Democratico non teme il voto. Il Premier, ho rispetto per Marino, anche se non si può sottovalutare il messaggio che arriva da Roma. E poi ancora sull'emergenza immigrazione. Sull'immigrazione, risposte dell'Unione Europea sono insufficienti: o scelgono la solidarietà o l'Italia vara il piano B. Andiamo ora alla cronaca economica con il Sole 24 Ore, casa via all'acconto IMU Tasi per 26 milioni di contribuenti, tassa sull'abitazione, aliquote ridotte solo nel 2,2% dei comuni. Entro martedì la prima rata, nel 10% dei casi aumentano gli aumenti in vista a dicembre. E poi nel taglio centrale troviamo ancora il problema Grecia, l'out-out di Tsipras. Nel frattempo Squinzi dice demoralizzante vedere l'Italia fuori dai vertici che contano. Torniamo nel dettaglio della cronaca locale, riprendendo il Corriere dell'Alto Adige, scusate, che appunto apre con la lunga intervista al rettore Lorenz. Poi nel taglio alto troviamo anche la politica, il Kaufhaus scuote l'SVP, Compacer l'idea è valida, il partito si riunisce domani. E poi nella fotonotizia invece troviamo la sentenza del Consiglio di Stato, aeroporto ok alla pista allungata. E poi anche sport in prima pagina con la bella impresa di Tania Cagnotto e Francesca Dallapè che entrano nella storia. Tuffi, le due azzurre conquistano l'oro europeo, mai nessuna coppia così vincente. E andiamo a vedere gli interni con appunto l'intervista al rettore Lorenz. Evitiamo i doppioni, LUB e EURAC uniscano le forze. Il rettore delinea le strategie, docenti di livello internazionale per attirare altri studenti, nessun taglio e forte collaborazione con l'Ateneo Trentino. Poi vediamo ancora in primo piano la politica, Operazione Benco, i tormenti SVP, Compacer, il progetto è importante, domani vertice di partito, Walcher Severo, se c'è un dietrofront spieghino i motivi.
Voltiamo pagina e andiamo a vedere un'altra notizia di apertura. Aeroporto, c'è l'ok ai lavori, il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del TAR Compacer, i piani sono immutati, il via libera all'allungamento della pista arriva subito dopo l'annuncio del referendum. Bene, ora passiamo al quotidiano Alto Adige che appunto invece apre con la cronaca con l'incidente a Fortezza in cui ha perso la vita un uomo di 42 anni, poi nella fotonotizia, anche qui c'è spazio per la splendida impresa di Cagnotto e Dallapè, una coppia fantastica, il settimo oro consecutivo agli europei. E poi c'è anche un'analisi sulla questione scolastica, scuole superiori, le bocciature sono in forte calo, sono state esposte ieri le pagelle nei vari istituti. Poi nelle cronache, spaccate in serie, arrestati tre giovanissimi, scusate. E anche qui le reazioni politiche alla questione Benko, parla Hager, se Benko salta nessuno investirà più. E poi ancora cronache da Laives, l'abbraccia e la ringrazia ma è una ladra e poi le sfila la catenina e ancora una nuova seggiovia a Carezza, si chiamerà Roda de Vael e costerà 7 milioni, smantellato lo ski lift. Andiamo a vedere allora adesso alcune notizie dall'interno, iniziando con la cronaca economica, perché ci sono buone notizie. Il settore servizi cresce, gli occupati sono 54.600. In un incontro a Bolzano presso la sede centrale dell'Unione si è parlato di banda larga, riforma amministrativa della provincia e creazione di impresa, è un vero e proprio boom. Voltiamo pagina e andiamo all'apertura di Bolzano, raffica di spaccate, arrestati tre ventenni accusati di aver colpito in almeno sette negozi della città, 100 ore di riprese delle telecamere visionate dai militari. Voltiamo pagina e andiamo sulla pagina di Merano per vedere anche qui cronaca politica, le trattative per la squadra di governo. Balzarini si fa da parte, l'obiettivo è rinnovare. Per la civica in giunta non ci sono il vice sindaco uscente e Casolari, ma Albieri. I Verdi hanno adottato la stessa filosofia e così dovranno fare anche Alleanza e SVP. Voltiamo pagina e vediamo il fatto di cronaca che troviamo anche in apertura. Siamo sulla pagina di Bressanone, a Fortezza, travolto mentre cammina sulla statale. La vittima è Mirko Liebener, 42 anni, stava passeggiando con il suo cane fuori dal paese poco dopo le 23. Una macchina non l'ha visto e l'ha falciato. Bene, ora andiamo anche a vedere la cronaca che arriva invece dalla ZET, velocemente nel dettaglio, appunto si apre con l'intervista alla vedova di Alex Meyer e poi anche qui troviamo la cronaca con l'incidente di Fortezza e anche qui la cronaca sportiva con l'impresa di Cagnotto e Dallapè e la notte dei fuochi che questa sera, festa del Sacro Cuore, andranno in scena i tradizionali fuochi. Vediamo appunto nel dettaglio le montagne in fiamme per la festa del Sacro Cuore, oltre 100 in tutta la provincia i fuochi sulle montagne, le origini di questa antica tradizione all'interno di questo articolo. Voltiamo pagina e andiamo allora allo sport. Cagnotto e Dallapè nuovamente campionesse europee, le azzurre si confermano ai vertici, è il settimo oro di coppia e poi altre buone notizie che arrivano dal mondo del nuoto, perché la bressanese Retrarri può sperare di partecipare al mondiale, c'è infatti un posto per la staffetta. Bene, con questo io ho terminato questa prima parte, ora ci fermiamo per qualche istante, poi torniamo per le notizie del meteo. Mezzogiorno, che nacque l'idea dei Teneroni. Devo correre a preparare il pranzo.
Ti do un'idea da maestri, beh. Buon prosciutto cotto Casa Modena. Ingredienti semplici e genuini e un piccolo tocco per esaltarne il sapore. Ci mettiamo anche tanta tenerezza? Beh, ma allora li chiamiamo teneroni. Buoni per i bambini, buoni per tutta la famiglia. Che buoni! Più che buoni! Teneroni! Teneroni di Casa Modena. Maestri nei salumi. Nel panificio a conduzione familiare Trenker si prepara esclusivamente pane e dolci di alta qualità, con materie prime sane e genuine, farine, cereali selezionati e spezie di prima scelta che distinguono da sempre il pane e i dolci di Trenker. Da 60 anni, Trenker è sinonimo di genuinità, tradizione e qualità, con un servizio impeccabile. 7 filiali in Val Pusteria, 6 a Bolzano e 2 a Lienz. E per ordinare dolci e pane fresco, chiamate il numero 0474 972 112. Attivo da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. Sabato dalle 8 alle 11.30. Panificio Trenker. Il pane è natura. Come nostra abitudine diamo un'occhiata a qualche immagine che ci arriva dal territorio provinciale. Iniziamo con una webcam sopra l'abitato di Brunico. Questa è la situazione intorno alle 6.10 di questa mattina. Ora ci spostiamo sopra l'abitato di Bressanone, sempre la situazione intorno alle 6.10 di questa mattina, e diamo un'occhiata anche all'imbocco della Val Venosta sull'abitato di Foresta, con uno sguardo anche verso la città di Merano. Andiamo a vedere ora nel dettaglio le previsioni meteo con una vista da satellite. Come potete vedere, nuvolosità in transito su tutto il nord Italia e quindi anche sulla nostra provincia. Vediamo nel dettaglio con l'aiuto della grafica le previsioni per oggi, grazie alla collaborazione con gli esperti meteo della provincia di Bolzano. Nubi residue in diradamento in mattinata, contratti soleggiati, però di seguito ci sarà uno sviluppo di nubi cumuliformi e a partire da mezzogiorno formazioni di diffusi temporali. In lieve flessione le temperature massime, che vanno dai 21 gradi ai 26 gradi di Bolzano. Io vi ricordo che le previsioni meteo sono a vostra disposizione alla pagina Facebook Alto Adige Meteo oppure nel nostro sito internet nella sezione dedicata alla Mediateca. Vi segnalo alcuni appuntamenti da non perdere: Beach Cup a Tirolo oggi e poi dal 18 giugno fino al 21 giugno le feste vigiliane a Trento, e che proseguiranno anche dal 25 al 26 giugno. Inoltre il 23 giugno a Caldaro la festa Caldaro in abito bianco, e per tutto il mese di giugno prosegue l'esposizione a cura dei ragazzi della Libera Università di Bolzano, il Beer Rice al Forst Shop dentro la birreria Forst a Foresta. Vi ricordo ora anche il nostro sito internet www.video33.it, dove potete rivedere questa edizione della nostra rassegna stampa, i nostri telegiornali online, una ricca mediateca con contenuti filmati, e potete seguirci anche in streaming. In più vi segnalo il portale di riferimento per restare collegati con tutto ciò che succede in Alto Adige 7 giorni su 7, 24 ore su 24, goinfo.it. Con questo io ho terminato. Oggi domenica torna l'appuntamento con 7 News alle ore 13 e alle ore 19. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata. Ariete, un'idea, un'intuizione, un'illuminazione, questa sera porterai a casa un successo professionale insperato. Toro, oggi verrai coinvolto in un nuovo progetto professionale al quale non potrai dire di no. Sei lusingato e felice per la stima e la considerazione di cui godi. Gemelli, dieta, imperativo categorico. Oggi dovrai decidere di prenderti cura di te e della tua salute, che passa anche da una buona e sana forma fisica. Cancro, oggi i single si dichiareranno senza temere un due di picche. Sapere è sempre meglio che non sapere. Leone, oggi l'amore è litigioso, passionale anche nel lancio dei piatti. Venere turbolenta consiglia un po' di solitudine.
Vergine, metti da parte l'orgoglio e accetta i consigli di colleghi esperti, di un amico che si è trovato nella tua stessa situazione. Bilancia, Mercurio darà uno slancio e una spinta professionale al tuo lavoro e ti sentirai, forse per la prima volta, perfetto nel tuo ruolo. Scorpione, Nettuno governa la tua fantasia e creatività che oggi metterai in ogni ambito. Forse rispolvererai una vecchia passione, per te ci saranno solo successi. Sagittario, per troppo tempo hai rimandato un controllo medico, sarebbe una giornata degna di nota se tu non fossi costretto a letto. Capricorno, oggi prenderai tutto troppo sul personale. Ti sentirai chiamato in causa quale paladino della giustizia, attento però a non esagerare. Acquario, sei geloso perché sai o hai visto cose che avresti preferito ignorare? Sbagliato, forse è tutto frutto della tua fantasia. Mantieni la calma. Pesci, stranamente ti sei svegliato con il piede sbagliato. Fai molta attenzione perché Venere è acidula quanto basta a creare incomprensioni con il partner.